famiglia di artisti napoletani indimenticabili, abbiamo con noi niente po' di meno che Rosalia Maggio. Ah, guarda volte, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone come se fosse un cerbero guardiano. Ne guarda posta in casa il cavaliere, che cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e poi sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se o sequestra deplicia, la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, che il sacca con tre pezzi la trassa, ma vedo frisco frisco e vado e passa. Ma io, momento, sto pagando delle tasse, le tasse bisogna pagare, sanna papà, anna passa nuai, anna passa. Arazze gli inquilini, bella agenda, prime cacciano avrenza levasata, 5% l'hanno rinderienda, e guai se non pulisci la scalinata. Ne guarda pomma, questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Se... E quando la figlia vostra è scivolata per pietre scale con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma sto parlando del cortile, la figlia, la signora, che ne sono cinque piani, ogni piano fa una porcheria, mamma mia, si è ben addestrata. Carmela. Chi è? Carmela. Fammi salire tuo marito. La proprietaria è vedova, lo provo, la manca ogni tanto il nubrachiere, che te ne si intanto io con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, ma si è otturato un buco da vaschetta, signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Che? Oh, cane va spurcato fuori la porta! Signora mia, a me che me ne importa? Se il vostro cane è sporco ed indiscreto, io non ci metto su Ariella Re! Mamma, non fai troppo la portiera! Vado al canale 5 da Maurizio Costanzi, che non mi fa un sacco di soldi! Vado al canale 5! Hai visto lo scocco?